Ed eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta sulle Fonti TV. Sono Alessandra Giorgieva in compagnia di Denis Ricchiuto, che tra poco sentiremo naturalmente per la carrellata dei mercati. Innanzitutto siamo live per la riunione della BCE. Non ci sono tantissime aspettative a livello di annunci per quanto riguarda la politica monetaria dell'Istituto di Francoforte. Intanto però ricordiamo che il tema principale rimane il PEP, soprattutto gli acquisti a livello settimanale, ma se vogliamo anche a livello mensile ci sono state tantissime polemiche per quanto concerne il ritmo. Intanto ricordiamo i numeri: il PEP con una dotazione finanziaria totale di 1.850 miliardi di euro almeno sino alla fine di marzo 2022 e in ogni caso finché non riterrà conclusa la fase critica legata al coronavirus, naturalmente finché la BCE non riterrà conclusa la fase critica legata al coronavirus. Naturalmente c'è una frase chiave: il consiglio direttivo si attende che nel prossimo trimestre gli acquisti nell'ambito del PEP siano condotti a un ritmo significativamente più elevato rispetto ai primi mesi di quest'anno. Beh, qui è la polemica, poi tra poco vi faccio vedere un grafico che ci dice i numeri ben precisi e naturalmente commenteremo i dettagli e le polemiche con i nostri ospiti, però prima, come detto, sono in compagnia di Denis Ricchiuto. Andiamo a vedere innanzitutto la performance dei mercati europei proprio in attesa di Christine Lagarde e non solo. Denis ci racconta quali sono le aspettative del mercato e naturalmente uno sguardo piuttosto importante dei dati macro dell'Eurozona. Denis. Sì, buongiorno Alexandra, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Allora, mercati europei attualmente tutti in crescita, partiamo proprio dal FTSE MIB in crescita dello 0,65%, vediamo il DAX invece in crescita del 0,54%, il FTSE 100 dello 0,13% e il CACARAN a 0,75%. Per quanto riguarda invece lo spread BTP Bund, attualmente è a 102,2 punti base, in crescita dello 0,29%. Invece proprio in attesa della BCE vediamo invece l'euro dollaro che scambia a 1,20 in crescita dello 0,21% e appunto proprio in vista della BCE abbiamo ascoltato le previsioni di Jerome Yang, chief economist di Mirabaud Asset Management. Mentre è improbabile che la BCE annunci dei cambiamenti nella propria politica, verrà esaminata la sua comunicazione. In particolare saranno monitorate le questioni relative al concetto di condizioni di finanziamento favorevoli, che sono rimaste sostanzialmente stabili dalla riunione di marzo. In effetti, tassi a breve termine e le curve dei rendimenti dei titoli sovrani sono sostanzialmente invariati rispetto a 6 mesi fa. A questo proposito, il significativo aumento degli acquisti promesso attraverso il programma PEP sembra poco ambizioso, con un aumento di circa 3 miliardi di euro a 17 miliardi di euro di acquisti settimanali di asset registrati da marzo. Per quanto riguarda invece i dati macroeconomici dell'Eurozona, andiamoli a vedere subito. Il PIL è sceso al meno 0,4,9% anno su anno e 0,7% trimestre su trimestre. L'inflazione CPI è invece a più 0,13% anno su anno e 0,9% mese su mese e il tasso di disoccupazione è attualmente all'8,3%. Grazie Denis, infatti a questo proposito volevo agganciarmi su una frase, non so se possiamo vedere il cartello numero 1 di nuovo. A questo proposito, il significativo aumento degli acquisti promesso attraverso il programma PEP sembra poco ambizioso, con un aumento di circa 3 miliardi di euro, 17 miliardi di euro di acquisti settimanali di asset registrati da marzo. Bene, adesso andremo ad approfondire proprio questo argomento. Siamo in compagnia di Altea Spinozzi, Fixed Income Strategy, Saxo Bank. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio Alexandra. Intanto le volevo far vedere questo grafico, naturalmente a lei e a tutti i nostri telespettatori. C'è stato un cambio, ci tenevo sottolineare, per quanto concerne gli acquisti. La scorsa settimana la BCE ha registrato acquisti di 12 miliardi di euro, anzi poco più di 12 miliardi di euro in PEP, il più grande acquisto naturalmente mai registrato da inizio anno, e 9,5 miliardi di euro per quanto riguarda il programma PEP. PPP. Il punto importante qui è che la BCE ha incrementato gli acquisti complessivi nell'ambito del PEP, ma non gli acquisti netti. Innanzitutto, Spinozzi, le volevo chiedere,
se questo ritmo a suo avviso è A sufficiente e B se questi sono i numeri che si aspettava, perché ricordiamo che i rendimenti dei bond europei erano in fortissimo rialzo poco prima della scorsa riunione della BCE, e ciò che ha calmato i mercati erano proprio queste promesse di un acquisto con ritmo molto più veloce. Ma in realtà, Alexandra, se devo dare la mia opinione, noi pensiamo che gli acquisti sotto il programma PEP siano molto rosicati in questo momento. In realtà non vediamo il volere della Banca Centrale Europea di mantenere i tassi dei titoli sovrani italiani e anche europei a livelli bassi. In realtà quello che è successo da marzo a questo momento è che abbiamo visto i treasuries americani equilibrarsi qui, e abbiamo visto addirittura che i tassi americani sono scesi dal 1.75% a 1.55%, e probabilmente questo sentimento positivo nei tassi di interessi americani ha contribuito anche a un rally o comunque una stabilizzazione dei tassi di interesse europei. In questo momento non credo che gli acquisti sotto il PEP si siano dimostrati particolarmente utili per quanto riguarda l'equilibrio dei tassi europei. Ecco, poi un'altra cosa di cui vorrei parlare proprio con lei è che questo mese, il mese di aprile, abbiamo sentito in diverse occasioni tantissimi membri del board della BCE, alcuni addirittura hanno parlato per un possibile tapering verso fine anno, ovvero l'ultimo trimestre dell'anno. Come le suona questa frase? Un po' forse esagerata? Credo che sia troppo ottimista, per il semplice motivo che si può parlare di una riduzione di acquisti sotto il quantitative easing solamente una volta che ci sarà una ripresa economica, e la realtà dei fatti è che noi ci aspettiamo una ripresa economica forte, una crescita economica maggiore rispetto a quello che ci stavamo aspettando magari 6 mesi fa. Però il problema più grande della Banca Centrale Europea è che il tasso di inflazione rimane ben sotto il 2%. Quindi se vediamo qualsiasi tipo di tapering quest'anno, potrebbe compromettere l'obiettivo principale della Banca Centrale Europea di raggiungere quel tasso inflazionistico al 2%. Denise, volevi fare una domanda? Sì, vorrei chiedere alla nostra ospite se la campagna vaccinale, che insomma è uno dei punti chiave dell'Unione Europea in questo momento e che si sta rafforzando, insomma quello è l'obiettivo principale, influenzerà sui dati macroeconomici che abbiamo appena letto dell'Eurozona, quindi se insomma avrà un impatto negativo o positivo su questi dati, insomma. Assolutamente avranno un impatto positivo, però quell'impatto lo vedremo solamente nel terzo trimestre di quest'anno. Quindi nel frattempo ciò che influenzerà l'andamento dei tassi europei sarà il tasso dei titoli sovrani americani, quindi dei treasuries. Il problema che noi vediamo in questo momento è che in questo momento vediamo il tasso americano all'1.55%. Se tu prendi il tasso americano a questi livelli e fai una copertura a cambio con il forward a 3 mesi per fare hedging contro la valuta euro, il tasso che avrai di riferimento è il 0.8%. Questo è un tasso molto simile a quello offerto dai titoli greci a 10 anni. Quindi noi a questo punto pensiamo che ci potrebbe essere un rischio di rotation dai sovrani europei ai treasury americani, nel caso in cui si ripresenti prima dell'estate un rialzo dei tassi dei treasury americani.
Ecco, quindi questo secondo lei, poi mi aggancio anche ai dati macro che ha citato proprio poco fa Denise, ma secondo lei ci sarà un rialzo dei rendimenti americani perché abbiamo visto tantissimi sali scendi, addirittura adesso siamo sui minimi, siamo ad 1,55% credo per quanto riguarda il decennale americano, ma lei si attende con un rialzo anche a causa di pressioni inflazionistiche che indubbiamente verranno negli Stati Uniti anche se temporanei, come ha detto Powell più volte? Assolutamente, il problema è che la previsione dell'inflazione per 2021 in America è del 2,6%. Se vediamo il CPI index raggiungere questo livello, secondo noi non potremmo vedere i tassi americani rimanere sotto il 2%, dovranno sicuramente salire almeno verso il 2%, e secondo noi questo avverrà durante l'estate. Una volta che i tassi americani toccheranno questo livello molto importante, allora si potrà presentare rischio di rotation per i sovrani europei, quindi investitori che vendono sovrani europei per entrare in treasuries americani, e si potrà anche verificare molta volatilità nel mercato azionario, perché se i treasuries ad un certo punto a 10 anni sono al 2%, anche il costo di finanziamento per i corporates americani aumenterà e logicamente si troveranno in difficoltà di finanziamento nel mercato dei capitali. Senta, le chiedo un'altra domanda, tra l'altro tra 3 minuti ricordo a tutti che esce il comunicato stampa che naturalmente leggeremo insieme. Innanzitutto le volevo chiedere che cosa vorrebbe sentire dalla Lagarde durante la conferenza stampa e poi vorrei approfondire un attimo la situazione con i rendimenti europei e dove soprattutto possiamo trovare appunto rendimenti secondo voi. Assolutamente, dalla Lagarde io oggi vorrei sentire una rassicurazione rispetto alla forward guidance dei suoi programmi quantitative easing e specialmente del PEP. Vorrei che lei escludesse qualsiasi concetto riguardante tapering, come è stato sottolineato da altri governatori di banche europee, come per esempio l'olandese Knot. Questo è quello che vorrei aspettare. Se Lagarde non riesce a rassicurare il mercato sotto questo punto di vista, allora sì, potremmo vedere un sell-off nel mercato sovrano europeo. Intanto le chiedo, abbiamo già sottolineato più volte insieme a lei che i rendimenti dei bond europei sono ai minimi storici. Crede che questo trend rimarrà a lungo e non solo? Dove possiamo trovare rendimento? Sì, secondo me questo trend rimarrà a lungo, appunto perché la banca centrale cercherà di fare il possibile per mantenere i costi di finanziamento a questi minimi storici. Secondo noi l'unico posto, l'unico pocket, come si dice in inglese, di opportunità disponibili in questo momento si trova nell'ambito junk corporate, quindi high yield corporate, per il semplice fatto che in questo momento è molto difficile sia in Europa che negli Stati Uniti trovare un rendimento nel mercato obbligazionario che possa servire da hedge, quindi di copertura nel caso in cui ci sia un aumento del tasso inflazionistico. Giusto per farti un esempio, Alexander, negli Stati Uniti il break-even a 10 anni è di circa 2,35%. Il break-even sarebbe l'aspettativa inflazionistica da qua a 10 anni. In media, i titoli investment grade americani offrono un rendimento di circa 2%, quindi non coprono per questo rischio inflazionistico. Se tu compri Sì. un investment grade corporate, perdi soldi anziché di guadagnarli. E l'unico posto dove andare a trovare un hedge sufficiente contro queste pressioni inflazionistiche è appunto l'high yield corporate space e junk bonds. Grazie mille ad Altea Spinozzi, Fixed Income Strategy, Saxo Bank. Grazie per essere stato con noi e buon proseguimento.
Andiamo a vedere il comunicato. Grazie a lei ancora. Andiamo a vedere intanto il comunicato stampa della BCE, uscito proprio in questo istante. Nella riunione odierna il Consiglio direttivo ha deciso di riconfermare l'orientamento molto accomodante della sua politica monetaria. I tassi di interesse naturalmente rimangono allo 0, allo 0,25, al meno 0,50%. Il Consiglio direttivo si attende che i tassi di interesse di riferimento della BCE si mantengano su livelli pari o inferiori a quelli attuali finché non vedrà le prospettive di inflazione convergere saldamente su un livello sufficientemente prossimo ma inferiore al 2% nel suo orizzonte di proiezione, e tale convergenza non si rifletterà in maniera coerente nelle dinamiche dell'inflazione di fondo. Qui io vorrei ribadire l'importanza dell'inflazione, che tra l'altro ci ha citato Denise proprio poco fa, come sono i numeri a livello dell'eurozona. Intanto andiamo avanti a vedere che cosa accade col PEP nel secondo paragrafo. Il consiglio direttivo continuerà a condurre gli acquisti netti di attività nell'ambito del programma di acquisto per l'emergenza pandemica, ovvero PEP, con una dotazione finanziaria totale di 1.850 miliardi di euro. E qui, fin qui nulla è cambiato, almeno sino alla fine di marzo 2022, e in ogni caso finché non riterrà conclusa la fase critica legata al coronavirus. Quindi fino a qua non c'è niente. Per quanto riguarda il terzo paragrafo, il consiglio direttivo condurrà gli acquisti in maniera flessibile in base alle condizioni di mercato, allo scopo di evitare un inasprimento delle condizioni di finanziamento incompatibile con il contrasto dell'effetto al ribasso della pandemia sul profilo previsto per l'inflazione. In aggiunta, la flessibilità degli acquisti nel tempo fra le varie classi di attività e i vari paesi continuerà a sostenere l'ordinata trasmissione della politica monetaria. Quindi anche qua stiamo vedendo che non c'è alcun cambiamento. Intanto però il consiglio direttivo continuerà a reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PEP almeno sino alla fine del 2023. In ogni caso, la futura riduzione del portafoglio del PEP sarà gestita in modo da evitare interferenze con l'adeguato orientamento di politica monetaria. Poi diamo uno sguardo velocemente anche a PA, poi ci tenevo a ricordare che questo programma è già nato dai tempi di Draghi. Gli acquisti netti nell'ambito del programma di acquisto di attività PA proseguiranno a un ritmo mensile di 20 miliardi di euro. Il consiglio direttivo continua ad attendersi che gli acquisti netti mensili di attività nel quadro del PA proseguiranno finché necessario a rafforzare l'impatto di accomodamento, e naturalmente rimane tutto ciò che riguarda sulle tempistiche di PA. E poi l'ultimo programma, naturalmente, TLTRO, detto in inglese. Infine, il consiglio direttivo continuerà a fornire abbondante liquidità attraverso le sue operazioni di rifinanziamento. In particolare, l'ultima operazione della terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento, ovvero il TLTRO a più lungo termine, ha registrato un volume elevato dei fondi erogati. La liquidità ottenuta tramite le OMLRT3 svolge un ruolo cruciale nel sostenere il credito bancario alle imprese. Quindi sin qua nessuno è cambiato. Naturalmente la conferenza stampa alle 14.30 della presidente dell'Istituto di Francoforte. Vado da Denise subito per una carrellata dei mercati. Come reagisce il mercato, Denise? Attualmente i mercati sono ancora tutti in positivo, stabili rispetto a prima. Il FTSE MIB è a 0,56%, il DAX a 0,53%, il FTSE 100 a 0,07% e il CACARAN a 0,69%. Per quanto riguarda invece l'euro dollaro, ovvero la cosa più significante, è ancora stabile, scambia comunque a 1,20 con una crescita dello 0,17%, quindi non ci sono ancora relativi scenari di cambiamento nei mercati. Assolutamente no, come hai detto proprio bene, la parte più relativa, la parte che reagisce di più naturalmente a qualsiasi tipo di decisione da qualsiasi banca centrale, è il mercato Forex. In questo caso l'euro dollaro rimane stabile ad 1,20, in leggerissimo rafforzamento dell'euro nei confronti del dollaro dello 0,14%. Andiamo a vedere anche il mercato obbligazionario. Il decennale italiano rende lo 0,77, lo spread tra il BTP e Bund comunque rimane a 103 punti base, e noi siamo in compagnia di Gianluca Lobefalo, QW Capital. Buon pomeriggio Gianluca, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio.
Gianluca, innanzitutto niente è cambiato, abbiamo visto proprio pochi istanti fa il comunicato stampa, tutto rimane così com'è. Volevo sapere da parte tua se sei convinto, soprattutto per quanto riguarda il ritmo di acquisti nell'ambito del PEP. Abbiamo fatto vedere questo grafico proprio all'inizio della nostra diretta, che poi ci tenevo a sottolineare per chi ci segue, che il ritmo è aumentato significativamente nell'ultima settimana, 12,1 miliardi, poco più di 12 miliardi di euro in PEP, il più grande registrato, e naturalmente 9,5 miliardi di euro per quanto riguarda il programma PSPP, che è un altro programma naturalmente di acquisti. Tu sei soddisfatto come operatore di mercato, insomma, da ciò che hai visto sinora? Sì, c'erano state due settimane, quasi tre settimane di leggero rallentamento, ma tenete conto che bisogna stare molto attenti a valutare queste osservazioni settimanali, sono anche contingenti a situazioni che vanno al di fuori della diretta volontà da parte della banca centrale, cioè si può fare una valutazione degli acquisti mensili, ma anche forse se dovessimo fare una media su due mesi, ma la volatilità intrasettimanale francamente è meno significativa di quello che il mercato crede. Siamo in un momento, come abbiamo detto più volte, di quasi esasperazione di qualunque valutazione venga fatta, di qualunque diversa dichiarazione da un qualunque componente del consiglio direttivo del governing council di una banca centrale, in questo caso dell'ECB. Ma se lo guardiamo in un'ottica un po' più ampia, valutazioni di acquisto settimanale non hanno una grande rilevanza. Adesso la media è salita, usciamo da due settimane dove la media era leggermente scesa, ma le valutazioni settimanali lasciano un po' il tempo che trovano, francamente. Hai ragione, forse a livello settimanale non ha un'importanza, però io ci tengo a fare a step back, ovvero fare un passo indietro, e cioè sì. Prima della scorsa riunione della BCE abbiamo visto un fortissimo rialzo dei rendimenti a livello europeo. Ciò che ha calmato i mercati era il fatto che Lagarde ha promesso, insomma la BCE ha promesso, non è che Lagarde prende decisioni da certo. sola, però ha promesso un significativo aumento per quanto concerne il ritmo, e quindi appunto per quello mi chiedevo se comunque gli operatori di mercato sono, insomma, rimasti soddisfatti, ma più che soddisfatti, convinti della presenza della BCE sotto questo punto di vista. Sicuramente la presenza della banca non è messa in discussione. Diciamo, la cosa che ha un pochino creato un po' di incertezza agli operatori era stata una scelta che, se vogliamo, è un po' nel DNA proprio, in questo caso dobbiamo fare riferimento direttamente alla Lagarde, quella di decidere che qualunque valutazione di cambiamento, di acquisto o di qualunque decisione che, diciamo, fino alla gestione Draghi era in seno all'executive board, quindi al gruppo ristretto che prende delle decisioni esecutive, la scelta di Lagarde è invece quella che qualunque decisione debba essere previa autorizzazione col governing council, quindi con i 25 membri, cioè i 6 del comitato esecutivo e i 19 rappresentanti delle banche centrali nazionali. Questo poteva creare un po' di incertezza all'inizio, però io ritengo che invece si rispecchi in pieno la personalità della nuova gestione, la gestione Lagarde rispetto alla gestione Draghi, che era un po' una gestione più esecutiva. Lagarde ha una delle qualità migliori che gli vengono riconosciute, sono delle grandi doti diplomatiche, quindi non mi sorprende che la sua gestione voglia coinvolgere anche in delle decisioni quasi da day to day il governing council, perché in un certo qual modo non fa altro che sfruttare la sua qualità principale, che non è di un economista banchiere centrale. Lagarde è un brillantissimo avvocato, quindi non mi sorprende che voglia più sfruttare la sua qualità diplomatica piuttosto che decisioni esecutive. Quindi questo ha creato incertezza, ma in realtà è semplicemente mettere il proprio marchio di fabbrica sulla sua gestione, quindi a me non ha sorpreso molto, francamente. Sì, buongiorno, io volevo chiederle invece riguardo all'euro-dollaro americano. Abbiamo visto che attualmente è stabile, scambia a 1,20 ed è in crescita attualmente dello 0,12%. Crede che ci saranno invece dei cambiamenti significanti proprio a seguito delle ultime parole dichiarate nella conferenza stampa della BCE, oppure rimarrà tutto molto stabile a 1,20? Allora, non credo che questo che sia, questo parliamo che è prodotto in un meeting, come si chiama, intra-quarter, quindi non sono realmente dei meeting che, almeno che non sia successo qualcosa a livello drammatico e non è successo macroeconomico, ci si doveva aspettare chissà che cosa. Era un meeting un po' che sapevamo sarebbe stato interlocutore. Quindi chiaramente, come avevate fatto presente un minuto fa, è ovvio che la prima reazione la si vede sui tassi di interesse e quindi sui tassi di cambio.
questo fatto che il dollaro euro dollaro sia stabile a 1,20 conferma che non c'è stata nessuna sorpresa da questo comunicato. In realtà io credo che l'euro dollaro al momento sia più un discorso di dollaro e più che euro dollaro, cioè è chiaro che è un cross, quindi tutto quello che succede sull'euro sul dollaro ha un impatto, ma è il mondo americano al momento che guida di più il tasso di cambio euro dollaro, quindi saranno più sorprese dall'altro lato dell'Atlantico che influenzeranno l'euro dollaro. Infatti abbiamo avuto un periodo di più forza del cambio che è stato 1,17-1,18 per circa 3 settimane. Questo era perché c'erano state le condizioni più restrittive e quindi aumento dei tassi nel mondo americano. Al momento il dollaro è visto un po' come un risk off, quindi quando abbiamo dei momenti di debolezza del mercato azionario il dollaro si indebolisce verso l'euro, quindi da 1,17 abbiamo visto in questa fase un po' di più maggiore volatilità dei mercati ritornare verso 1,20. Questa è stata una correlazione più che una causation, quindi è stata più un exposed, una valutazione exposed, che però è una relazione che sta reggendo negli ultimi mesi addirittura, quindi è più una questione collegata all'andamento del mercato azionario americano. Questo punto è davvero interessante, poi tra l'altro Gianluca con te abbiamo parlato più volte in diverse occasioni della debolezza del dollaro che è un po' legata anche a questa politica monetaria oltre espansiva della Fed che sta andando avanti da marzo 2020, però volevo chiederti un'altra cosa per quanto concerne le pressioni inflazionistiche. Credi che queste paure legate agli Stati Uniti, perché lì soprattutto per l'incredibile liquidità che abbiamo visto iniettare nell'economia anche reale, ma se vogliamo anche sui mercati finanziari, non lo so se possiamo vedere i dati dell'Eurozona che ci mostra la regia, però ci sono anche queste, come dire, paure per possibili pressioni inflazionistiche anche per quanto concerne l'Eurozona o meno? Ma sicuramente, non dimentichiamo che è quello che le banche centrali cercano disperatamente dal 2008, quindi come abbiamo detto già un'altra volta dobbiamo stare attenti, la paura è l'inflazione aggressiva, violenta e a livelli elevati, ma l'inflazione che vada oltre il famoso 2% che è il target a cui più o meno tutte le banche centrali cercano di ispirarsi non dovrebbe essere qualcosa che ci preoccupa, è qualcosa che tutte queste politiche stanno cercando di ottenere e purtroppo fino adesso non sono ancora riuscite. Sembra questa volta, anche a seguito di un grosso intervento di politica fiscale più che di politica monetaria, che effettivamente l'inflazione sta iniziando a risollevare la sua testa. È importante, quando si parla di inflazione bisogna fare un grosso riferimento tra quella che è misurata dagli indici, che siano il CPI, che siano i vari indici a cui fanno riferimento le banche centrali, quindi Consumer Price Index, e l'inflazione reale. Al momento stiamo vedendo un forte incremento in varie componenti dell'inflazione reale. Poi questo come verrà filtrato negli indici a cui fanno riferimento le banche per eventualmente modificare la politica monetaria è un altro passo. Quindi per il momento c'è un chiaro incremento dell'inflazione reale, che però è un bene perché per il momento è associata ad un incremento dell'attività economica, quindi è una buona notizia. Poi bisogna vedere quanto l'inflazione è una variabile non lineare, quindi è molto difficile poi controllarne la sua dinamica, però finché è sotto controllo in un certo qual modo va bene. Al momento c'è un incremento ma non sembra esserci una spinta pericolosa. Il problema è che è molto difficile controllarlo. Assolutamente sì, questo è più che chiaro. Ultimissima domanda, Gianluca, che cosa vorresti sentire da Lagarde durante questa conferenza stampa? Ti senti che c'è qualche punto dove dovrebbero esserci dei chiarimenti? No, il problema è che secondo me no, nel breve periodo non mi aspetto che né una tendenza verso quello che è più dovish o hawkish, quindi che stiamo parlando di fare un accenno a preoccupazione sulla parte inflazionistica, non me l'aspetto. Potrebbe essere che voglia evidenziare i miglioramenti dal punto di vista della politica vaccinale, che chiaramente in Europa sembra che finalmente ci stiamo indirizzando nella giusta direzione. Dall'altra parte un incremento anche di aspettative di crescita. È ovvio che questo, che è comunque un bene
bisogna stare molto attenti a come il mercato lo legge, perché chiaramente questo non, se dovesse implicare una riduzione delle aspettative di intervento da parte dell'autorità, sappiamo che effetti ha sul mercato. Io non mi aspetto che soprattutto in questo momento si farà nessun cambiamento. Quello che potrebbe essere più a settembre, quando avremo un'idea più chiara della reale distribuzione dei vaccini, e eventualmente a dicembre. Già hanno parlato del fatto che comunque il PPP, quindi quello riferito alla pandemia, comunque il reinvestment sarà fino a metà 2023, quindi io non mi aspetto oggi che ci siano nei suoi toni dei cambiamenti, sarà molto interlocutorio anche la conferenza, francamente. Ecco, allora noi dobbiamo assolutamente andare in pausa pubblicitaria, però ti chiedo un'ultimissima domanda velocemente, qualcosa sull'euro digitale, visto che comunque abbiamo fatto più approfondimenti per quanto riguarda le criptovalute, ormai fanno parte della nostra vita, non si può dire più un investimento alternativo, possiamo sentire qualcosa riguardo l'euro digitale, visto ciò che ha fatto il passo in avanti The People's Bank of China e non solo, anche Bank of England? Certo, però qui stiamo parlando di valute, bisogna stare attenzione. Una cosa è quello che le banche centrali giustamente vogliono perseguire, che è quello di digitalizzare le valute, quindi è un passo avanti tecnologico. Però questo non è investimento. Al momento noi associamo tutto quello che è mondo digitale, quindi con Bitcoin, Dogecoin, eccetera, a un investimento con tra l'altro una volatilità pazzesca. Però non è quello che le banche centrali giustamente tendono. Così come la banca del PBOC cinese, che è quella che sta sempre essere più avanti nel processo di digitalizzazione della sua valuta, è un modo per rendere più efficiente il sistema diciamo, monetario, e la possibilità che vengano toccati tutti, diciamo, quante più persone possibili, degli effetti di politica monetaria. Quindi, se è chiaro, abbiamo un'accessibilità alla valuta, ai depositi da parte della maggiore, nella stragrande maggioranza dei componenti di un popolo, di una nazione, questo è un bene. Chiaramente sì, il digitale dovrebbe andare in quella direzione, però questo è un mezzo, sì, di scambio innovativo, non è un investimento. Assolutamente sì, grazie mille Gianluca Lobefalo, QW Capital, grazie come sempre, buon proseguimento. Buon pomeriggio, grazie. Prima di terminare la nostra diretta vado da Denis, che ci fa l'ultimo recap dei mercati, come prosegue la seduta senza novità della BCE tra l'altro. Ancora tutto stabile, i mercati ancora in rialzo, il FTSE MIB a 0,51%, il DAX a 0,49%, il FTSE 100 a 0,04% e il CACARAN a 0,65%. L'euro-dollaro invece rimane ancora stabile con un scambio 1,20 e in rialzo leggero dello 0,09%. Per quanto riguarda invece lo spread BTP Bund è in crescita a 103 punti base con una crescita dell'1,08%. Grazie mille alla nostra Denise Recchiuto per essere stata con noi naturalmente in questa co-conduzione. Io vi lascio alla programmazione di Le Fonti Legal, però vi consiglio anche di sintonizzarvi anche più tardi, perché questo pomeriggio avremo davvero davvero tantissimi approfondimenti, sia per quanto concerne le trimestrali USA, ma anche naturalmente commenteremo la conferenza stampa della BCE, dove, come abbiamo già concluso, non ci saranno degli annunci, soprattutto delle novità piuttosto importanti. Ricordo, il PEP rimane 1850 euro con la dotazione di 1850 euro e non solo, rimangono i tassi di interesse invariati. Grazie per averci seguiti, segue Le Fonti Legal.